Bentornati telespettatori a una nuova rubrica Mondo del Lavoro Oggi. Siamo in compagnia del direttore Confapi Venezia, Nicola Zanon. Un saluto a tutti e grazie per l'invito. Ecco, noi come avevo annunciato nella precedente rubrica stiamo cercando di fare una serie di puntate di questo prodotto assieme ai rappresentanti di categoria in modo di capire esattamente come stanno le cose, anche dal vivo. Oggi siamo abituati a guardare una fotografia in Facebook o in altre parti oppure eh, le, i, sui giornali, eccetera. Però evidentemente le fotografie non spiegano. E i giornali a volte eh, si leggono ma non spiegano ecco l'idea nostra è quella che i rappresentanti di categoria o chi viene comunque parlino cerchino di relazionarsi con il pubblico senza tanti mezzi termini o cercare di eh, come scrivere o come fotografare ecco le faccio una prima domanda eh, può, mi puoi spiegare, Nicola, qual è il quadro generale di, di occupazione e di economia locale previsto per il 2023, in modo particolare Veneto e Friuli? Grazie, grazie Aldo per la domanda. E come giustamente dici, spesso ci si ferma ad una fotografia, ci si ferma a un titolo di un giornale, di un notiziario quando invece abbiamo la possibilità di avere tanti dati, tante informazioni che ci danno una lettura precisa di quella che è la realtà. I e, e numeri cosa ci dicono? Ci dicono che al di là di eh, annunci pessimisti sulla, sul 2023 in realtà la nostra economia continua a resistere. Eh, sicuramente eh, fattori che avevano condizionato gli ultimi eh, mesi, gli ultimi trimestri 2022 come eh, il, il, il vertiginoso aumento dei costi energetici e materie prime sta gradualmente rientrando. Chiaro la situazione non è semplice permangono situazioni di tensione, ma non così critici, non così preoccupanti come potevano essere qualche mese fa. E la nostra economia sta tenendo, abbiamo sicuramente qualche situazione di assestamento, perché dopo un 2022 di forte crescita eh, posso confermare che si è chiuso con, per l'Italia come l'anno di maggior crescita dal 2019 abbiamo ampiamente recuperato, soprattutto in termini occupazionali, quelli che erano il numero di occupati ante, ante pandemia, quindi al 2019. Quindi dati confortanti. Chiaro ci sono degli alti e bassi, il settore che noi rappresentiamo come confapi della piccola e media industria, settore manifatturiero, quindi per intendersi metalmeccanico, legno, al legno arredo, l'edilizia hanno ancora buoni ritmi di lavoro. Per quanto riguarda il turismo, il 2022 si è chiuso molto bene, ci sono segnali incoraggianti anche per il 2023, e siamo sempre ovviamente sul chi va là perché fattori esterni che possono essere derivanti da Guerra in Ucraina o altri elementi possono sicuramente condizionare gli scenari, però per quello su cui possiamo incidere, quindi la nostra pianificazione produttiva eh, siamo sempre sul pezzo e, e quindi non mancheremo nemmeno in questa occasione di fare il nostro, di portare a casa i risultati. Venendo nello specifico alla provincia di Venezia. Eh, sicuramente un 2022 eh, ottimo sotto tutti i punti di vista. Noi temiamo qualche rallentamento o ripercussione sull'edilizia. Dovuto non tanto a carenza di domanda, ma al fatto che con la modifica sulla normativa del super bonus, probabilmente certi cantieri verranno sospesi, altri proprio non verranno più portati, portati avanti. E quindi potrebbe creare delle situazioni di, di rallentamento di perdita di alcuni posti di lavoro. Però per tutti gli altri settori sicuramente l'andamento è positivo. Ecco nel settore oggi nel mondo del lavoro. Si parla di carenza di personale. Allora, eh, personale soprattutto qualificato, un personale che non è che sia così disponibile nel mercato. Ricordo un vostro convegno fatto a Marghera dove un grosso dirigente della MAV, che è un'azienda interinale, molto chiaramente ha detto questo è quello che abbiamo noi. Se cercate una figura professionale noi non possiamo averla, anche perché i professionisti i cosiddetti, tra virgolette, se li portano via le aziende uno con l'altra, non è tanto il, diciamo, il professionista che fa un dispetto all'azienda perché la, beh, loro fanno il loro lavoro, sono professionisti e tra aziende se le portano via. Ecco, quale figure però mancano effettivamente per qualificare le aziende? Allora, sicuramente eh, vi posso portare un dato, come dicevamo. Nel mese di febbraio 2023 nella città metropolitana di Venezia eh, si sono registrate 7.800 assunzioni, 1.000 in più, per la precisione 1.090 in più rispetto al febbraio 22. Vuol dire che un mercato del lavoro che gira e che crea e quindi aziende che creano occupazione. Posso dirvi che però di queste, di queste assunzioni potevano essere ben di più nel momento in cui le aziende avessero trovato personale e in particolar modo quale, quale manca. Uh, sicuramente sul settore commercio e servizi c'è una carenza, uh, questa è cronica perché abbiamo già visto nel 2022 questo tipo di situazione. Per quanto riguarda i settori prevalentemente a noi rappresentati, che è l'industria e la, la, la piccola e media industria, il, gli operai specializzati, conduttori di impianti, e se avessimo trovato queste persone i dati sarebbero ancora più confortanti. Eh, tanto che si stima che vi sia un, circa un 50% no, di soggetti, di ruoli introvabili. E domandiamoci perché perché mancano queste, queste figure. Intanto dobbiamo scontrarci con una, un dato demografico. Abbiamo un calo continuo di giovani entranti nel mondo del lavoro, non tanto perché non vogliono entrare, perché effettivamente c'è un calo demografico costante e si stima che da qua al 2030 ci sarà almeno 30% di giovani. Noi lo vedremo nel 2030, ma le scuole lo stanno già registrando qua nel 2023 nelle iscrizioni. Ci sono delle sezioni nelle scuole medie, nelle scuole superiori, le chiamo ancora con vecchia terminologia, che sono state chiuse perché mancano fisicamente i giovani. E questo lo vedremo fra 5-6 anni anche nelle aziende. Eh, L'altro aspetto, si cercano figure specializzate. Pertanto per essere specializzato significa che hai avuto un'esperienza in lavoro o hai fatto una scuola che ti ha insegnato quel lavoro. Eh, non vuol dire che ci so non ci sono disoccupati, disoccupati ce ne sono e che non sanno fare quel mestiere. Quindi è necessario tramite percorsi di formazione, percorsi di riqualificazione, insegnare i mestieri a persone che hanno altre competenze, ad esempio portandole da un settore che magari negli ultimi anni è stato fortemente ridimensionato o è completamente sparito, riportarlo in quel settore in quel settore, in quell'ambito. Ad esempio erano spariti moltissimi nell'edilizia, perché abbiamo avuto un crollo negli anni passati nell'edilizia, erano sparite metà aziende in Camera di Commercio come numero registrate e metà dipendenti. Con Super Bonus il settore è ripartito, ma quei, quei lavoratori non c'erano più. O se erano stranieri erano tornati nel loro paese di origine, o se erano italiani, essendo il settore in crisi, sono andati a fare altri mestieri. Quindi c'è necessità di far incrociare domande offerta al lavoro, ma non semplicemente mettendoli in contatto, bisogna fargli fare la formazione perché imparino un nuovo mestiere. Ecco, eh, noi parliamo di formazione. Allora, eh, per costruire diciamo, un professionista in un'azienda, sì, uno, uno specializzato, eh, ci vuole del tempo sì. e le aziende investono su questi uomini, ma non è un'invenzione della crisi, di mancanza di lavoratori. Da sempre le aziende hanno investito per la formazione all'interno eh, delle loro aziende. Forse le condizioni dei lavoratori, le condizioni, diciamo, eh, qui lavorano a tempo determinato, sono gli famosi invisibili che poi ne facciamo, ecco, mm. che hanno, eh, dicono io resto qui sei mesi, un anno forse, poi e poi non mi assume. Il fatto di anche partire in modo eh, sotto anche una certa formazione all'interno di queste aziende non è detto che poi alla fine, per ragioni probabilmente anche economiche da parte delle aziende, preferiscono dare il giro in modo particolare, le multinazionali questi giochetti lo fanno in maniera sistematica. Ecco, ehm, le scuole, le scuole come possono formare eh, questi, eh, questi tecnici? Io credo che l'industria debba investire sulle scuole, ma non a parole, portando i loro, le loro macchine, i loro strumenti, cioè fa, fare in modo che questi ragazzi si innamorino di questo e che quando vanno in un'azienda almeno sanno accendere questa macchina. No? Cioè una volta... Nell'avviamento professionale uscivi così, uscivi finito quasi, no? Adesso, io, adesso sono cambiati preparato. i tempi, però uscivi preparato. E, e allora che fatica eh, arrivare a questo con le scuole? Beh, hai toccato tanti punti, Aldo, cerco di affrontarli uno per uno. Allora, il tema di quanto le aziende investano sulla formazione, sicuramente in passato investivano meno. Parlo del personale in forza i dipendenti, ma questo trend per fortuna è cambiato, sono sempre più sensibili a questo, al tema della formazione, a continua formazione di aggiornamento dei dipendenti perché essendoci forte carenza eh, vanno preservati, vanno aggiornati e quindi stanno investendo in ciò. Eh, chiaro che a volte l'incertezza del mercato, l'incertezza di variabili esterne. E può condizionare l'azienda nel scegliere se assumere a tempo indeterminato o determinato, che comunque rappresentano le principali due voci, tipologie di contratto di ingresso. Possono spaventare di più, a mio avviso, i contratti a chiamata, i voucher. Io chiamerei magari quelle figure invisibili, perché almeno per quello che registriamo noi nella piccola industria, nell'artigianato, in l'imprenditore si tiene ben stretto il collaboratore. Okay, quindi dopo un periodo di determinato, magari come prima esperienza, sicuramente sfocia poi nel, nel tempo indeterminato. Lavorare con le scuole. Io parlo per l'esperienza della nostra associazione, siamo qui adesso nella vostra sede di Portogruaro, nello studio, e su questo territorio noi abbiamo investito molto già negli ultimi due anni, ad esempio con l'Isis da Vinci, e il plesso del D'Alessi, ma stiamo lavorando con l'Epido Rocco di Motta, che probabilmente aprirà una sede anche a Porto Uruaro, col Scarpa Mattei di Sastino di Livenza, scuole tecniche che formano periti, che formano persone che di fatto, anche dei dati che i dirigenti scolastici mi danno, hanno un tasso di occupazione che sfora il 100% o proseguono con gli studi universitari o se vanno nel mondo del lavoro, probabilmente qualcuno ha già il posto di lavoro prima di uscire da quell'azienda. Cosa dobbiamo fare? E lo stiamo facendo, aiutare questi istituti ad avvicinare più ragazzi e quindi andiamo fisicamente, lo abbiamo fatto a dicembre 22, a gennaio 23, andiamo fisicamente nelle scuole a parlare ai genitori e ai ragazzi che devono decidere di iscriversi a quell'istituto. E andiamo nelle, quindi alle di fatto andiamo a scuola e parliamo alle terze medie e poi andiamo nelle classi quinte, quindi in uscita l'ultimo anno a raccontare quali sono le possibilità occupazionali che le nostre aziende offrono. Attenzione, è un elemento per noi importante. Diciamo ai ragazzi in uscita che il percorso di studi che hanno fatto non solo gli può permettere di diventare importanti collaboratori come dipendenti, ma possono diventare anche dei professionisti, ad esempio periti iscritti all'albo, e perché no, anche imprenditori. Metà dei nostri consiglieri del Mandamento di Portogruaro sono ex allievi dell'ITIS da Vici, come si chiamava un tempo. Quindi hai la possibilità poi di intraprendere e mettere in piedi anche la tua azienda, impresa artigianale, impresa industriale che sia. Altro aspetto, dobbiamo far conoscere ai ragazzi, farli innamorare di queste aziende, di queste possibilità. e prossima settimana, ad esempio, una scolaresca dell'ITIS Da Vinci, dell'ambito edilizia, sarà in visita a due importanti aziende: VRC, veneziana Restauri e Costruzioni, del nostro presidente Marco Dall'Acqua di Gruaro. E poi andranno anche alla Zoppelletto, eh, altre aziende importanti che si occupa di lavorazioni in legno. Quindi andranno a vedere le aziende. Questo servirà a far a vedere con mano alle, ai ragazzi quali che sono le realtà, bellissime realtà. E ci sarà anche una visita in cantiere per andare a vedere come è strutturato un cantiere in questi anni. Un cantiere messo in sicurezza che usa tecnologie in cui non si lavora solo di forza, ma si usa la testa, l'intelligenza, perché grazie alla tecnologia si può spostare dalla fatica fisica ad altre qualità eh, delle persone e questo avviene anche negli altri settori dell'industria. La tecnologia fa passi da gigante, si diventano, spesso in alcune aziende si lavora da noi in camice bianco. Bisogna informare le nuove generazioni, chi entra nel mondo del lavoro, che l'impresa è completamente cambiata. C'è una maggiore attenzione a quella che è la sostenibilità, molte di esse si stanno certificando in termini di sostenibilità e di impatto sul territorio ad esempio adottando un bilancio sociale posso citare l'Atena Lux di Jai di Gruaro che da due anni presenta il bilancio sociale dell'azienda fra le primissime nel nostro territorio e diverse di esse stanno seguendo questa strada quindi un investimento che deve rendere però quindi anche attraente l'azienda verso le nuove generazioni. Posso dare un dato positivo che il trend di iscrizione negli istituti tecnici sia a livello locale che regionale è in forte crescita quindi si stanno sempre iscrivendo più ragazzi alle scuole tecniche piuttosto che altri indirizzi questo è un bene per la nostra economia è un bene anche per i ragazzi perché sicuramente finito il loro percorso troveranno un posto di lavoro è un bene per tutta la società perché quando c'è un sistema economico produttivo che regge e che porta avanti l'economia di questo paese, il beneficio è per tutti. Ecco, un po, di, un po' di tempo così che ci resta, cerchiamo di parlare della questione invisibili, cioè quei persone che praticamente rimarranno a vita, perché questo ormai è quello che vediamo, eh, senza essere assunti a tempo indeterminato per cui, per cui sono quelli che hanno deciso di sopravvivere sanno che faranno sei mesi o un anno ma dovranno girare e, in, intorno alle fabbriche questi eh, non sono riconosciuti dalle banche non sono riconosciuti da nessuno non possono praticamente fare niente mm. però in effetti la, uh, il mondo del lavoro ha bisogno anche di questo personale e per cui di questo, questo personale non è più come una volta lo, eh, lo assumevi come apprendista e cioè poi lo assumevi qui per ragioni probabilmente squisitamente economiche delle aziende fanno il cambio perché non è vero mm. che sempre quando lasciano a casa poi non assumono più altri gruppi di interenali perché eh, lo sa il primo contratto di questo tipo era e contratto di formazione e lavoro che era di sei mesi negli anni 70, poi non potevi assumere, poi le imprese hanno detto no, abbiamo bisogno di flessibilità, eccetera, eccetera, però questa flessibilità mi sembra che sia, ci sia un po' allargata a scapito di un bel gruppo di eh, lavoratori italiani. Allora, eh, abbiamo passato un triennio, un triennio complesso in cui 2020 no, non ricordo nemmeno il, il numero di milioni di ore di cassa integrazione che sono state fatte e qualche azienda che abbiamo perso anche per strada soprattutto sui settori del commercio ad esempio che qualcuno non si è più ripreso dalle ah, chiusure sì. dai lockdown e non è ancora finito forse e non è ancora finito perché gli strascichi ci sono ancora certo. chiaro che in quella fase eh, abbiamo messo sotto stress non solo le imprese ma tutta la società e quindi sicuramente lì le assunzioni erano crollate. Se c'era qualche spiraglio, si ricorreva magari a, appunto, a forme contrattuali brevissime. Posso dire però che il 2022, il, nonostante non ci siano incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, come era un tempo, sgravi per qualsiasi età, ma solo limitati a certe fasce di età, attualmente, il contratto a tempo indeterminato sta prendendo sempre maggiore quote. Questo perché si stabilizza dopo un periodo di turbolenza, fortissima turbolenza, il mercato andrà ad assestarsi. Anche perché forse si è capito che è meglio tenerseli. Esattamente. Il cambio a volte non. Esattamente. Tra l'altro, aggiungo: abbiamo ancora un, purtroppo un'eredità, un regalo in quel caso del, di, un governo, di un governo precedente in cui aveva fatto una modifica introducendo poi un vincolo di fatto che i tempi determinati al massimo possono essere arrivare ai 12 mesi, in realtà rispetto ai 36 mesi. Questa cosa non è mica stata tolta, quindi ci sono aziende che arrivano con i tempi, magari un giro di due tempi determinati, 6 più 6, esatto. e dopo cosa fanno? Ricambiano, almeno un tempo si arrivava ai 36 mesi. Chiaro che non è il massimo questo, però vi posso dire, da lato di rappresentante del sistema produttivo, navighiamo tanto a vista. Perché noi purtroppo ribaltiamo l'incertezza normativa che abbiamo direttamente dal livello nazionale. Facciamo l'esempio che per decreto ci hanno cambiato le regole del super bonus da oggi a domani. Posso raccontarvi di quanta preoccupazione c'è nelle imprese indili che avevano già, firmato dei preventivi, avevano già ricevuto dei preventivi, preventivi sui prossimi due anni di cantieri e adesso ti hanno cambiato tutto il quadro di riferimento. E prenderci noi degli impegni di lungo termine con i lavoratori, quando chi dovrebbe dare le regole del gioco, lo Stato, te le cambia da oggi a domani. Purtroppo diciamo, è, è ricaduta questa eh, cosa. Diciamo che lo slogan non disturbare chi lavora, ma chi lavora non è solo l'imprenditore, ma è anche l'operaio, è anche l'invisibile. Faccio, faccio una battuta Aldo in, in dialetto, un nostro imprenditore ha detto "Lavorarza il manco, se mi lasciassero lavorare... Avrei, sarei contento, è tutta questa continua turbolenza, cambi di normative, incertezza e riferimento che crea, che crea problemi, crea burocrazia perché mi cambia le carte in non devo rifare le pratiche, quindi lavorarsi è manco, se a noi ci lasciare, lasciassero lavorare con serenità e da questo punto di vista sicuramente questo si tradurrebbe in più stabilità. Quasi tutti i tempi indeterminati, che vuol dire che chi ha il tempo indeterminato va in banca, può farsi il mutuo eh. per comprare casa, per far famiglia, far far bambini, andare a scuola e invertire un trend demografico che è impicchiata e non sta cambiando. Abbiamo ogni anno, siamo arrivati a 400.000 nati nel 2022, morti 700.000, perdiamo 300.000 italiani l'anno e Bene. la cosa è impicchiata. Allora è finito il nostro tempo, anzi abbiamo sforato un po' di più, ma il regista poi eh, ci perdonerà, eh, però eh, voglio dire, almeno abbiamo parlato, no? non è che abbiamo risolto il problema, ma abbiamo affrontato almeno i, i problemi, eh, abbiamo fatto una fotografia, speriamo che chi ci sta ascoltando, i giovani, ma anche i genitori e un po' tutti, perché poi... Eh, il discorso è che anche il genitore che ascolta che sente parla e si confronta con i figli perché i problemi sono in casa per cui voglio dire io spero che questi, queste trasmissioni possano aiutare quantomeno a chiarire come stanno le cose meglio vedersi, meglio parlare la nostra emittente è un'emittente locale, sì è vero però è un'emittente locale che prende il Veneto una parte del Veneto e tutto il Friuli eccetera e per cui speriamo di fare cosa gradita e ci rivedremo naturalmente altre volte perché insomma avremo, se vogliamo, a parlare giorni. No? Ecco, ti ringrazio moltissimo del tempo e a presto. Grazie Aldo e grazie a tutti voi.